carissimi, il Cristo nato dalla Vergine Maria, che ha posto la sua dimora in mezzo a noi, si degni di entrare in questa casa e di benedirla con la sua presenza. Tutti coloro che vi passeranno all'interno di essa possono trovare conforto, possono trovare pace, possono trovare riposo. Il suo insegnamento e il suo esempio siano la vostra guida. Questa casa diventi anche un focolare di carità, perché da essa si diffonda il buon odore di Cristo. Diciamo insieme: resta con noi, Signore. Resta con noi, Signore. Signore Gesù Cristo, che insieme con Maria e Giuseppe hai santificato la vita, vieni ad abitare con noi, perché ti sentiamo ospite e ti veneriamo, Signore. Preghiamo. Resta con noi, Signore. Tu che sei il fondamento sul quale ogni costruzione cresce, come Tempio Santo, concedi a tutti coloro che passeranno da questa casa di formare una dimora di pace nel tuo spirito e di annuncio del Vangelo. Preghiamo. Resta con noi, Signore. Tu che hai insegnato ai discepoli di edificare la casa sulla roccia, fa che questa famiglia, aderendo alla tua parola, incontri te come Padre misericordioso. Preghiamo. Resta con noi, Signore. Assisti e benedici, o Signore, i tuoi figli, che oggi inaugurano questa casa. Fa che quando sono fra le sue mura, trovino in te il loro rifugio, quando escono il loro compagno, quando rientrano il loro ospite ed amico, e al termine dei loro giorni siano accolti nella dimora che tu stesso prepari nella casa del Padre. A lui sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. Signore, benedici questa casa, benedici ciascuno di noi nella grazia del battesimo che abbiamo ricevuto. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Dio Padre misericordioso, che per mezzo di Maria ci ha dato il Cristo, nostro fratello e Salvatore, ci benedica e ci colmi della sua luce e della forza dello Spirito Santo. Amen. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.
Buonasera, salve a tutti. Siamo qui oggi all'inaugurazione delle B&B di Marta e Daniele Marangio. Tantissima gente è venuta qui a festeggiare insieme a noi, insieme ai proprietari, questa nuova apertura di altre stanze a seguito di una già aperta l'anno scorso come appartamentino. Devo dire che l'ambiente è veramente, veramente molto chic, molto delicato, tutto curato nei minimi dettagli. Ci si ritrova tra pietre vive. Veramente simpatica questa cosa qua, costruita con delle pietre, probabilmente avrà trovato intorno qua nelle piantagioni o fra i contadini. Vediamo cosa sta qua. Vediamo. Ah, veramente. Ci sono dei massi di pietra squadrata su cui ha ricavato praticamente un tavolo e delle panchine molto singolari, veramente bello. Sotto qui, cos'è? Un ulivo. Sotto un ulivo, veramente molto molto particolare. Vediamo il nostro cameraman che inquadra. Cosa dire, veramente un bel ambiente, molto semplice, come dicevo prima, ben curato. E tantissima gente è venuta qui per omaggiare Marta e Daniele e i ragazzi, ovviamente. The time has come to be undone. I'm feeling so see-through. What on earth should I do? Your eyes are clear, trouble. Ok, vediamo un po' in giro cosa vedere e chi intervistare. Vabbè, qui c'è una meraviglia. Vabbè, sono di parte mia sorella, nonché la proprietaria del B&B. Sì. Marta, auguroni. Grazie mille. Una bellissima struttura fatta sicuramente con tanti sacrifici da parte tanti. Tua e della tua famiglia. Sì. Tuo marito non lo vedo dove sta, ma sicuramente si starà nascondendo. Ho beccato te. Ah, ok. No, ma Pasquale mi becca spesso e volentieri. Quindi sono veterana. Io ringrazio tutti chi è venuto a trovarci, a visitare il nostro B&B, chi non è potuto venire per lavoro o per altre necessità. Ringrazio tutti. E in queste occasioni si sente proprio il calore delle persone che ti vogliono bene. E siamo strafelici. Grazie. Ok Marta, ti lascio ai tuoi invitati a gestire qua il rancio. A dopo. Buonasera, scusate se mi intrometto. Buonasera. Qualche impressione? Sinceramente la struttura non me l'aspettavo così meravigliosa. Onestamente per Faggiano è una chicca, ci mancava. Dobbiamo ringraziare veramente Marta che non conoscevo. Grazie. Non conoscevo Marta. Vabbè, tu lavori anche fuori, quindi insomma. Sì, io mi voglio complimentare con loro, onestamente hanno dato un aspetto diverso al paese. Ok, grazie, buon proseguimento. Ok, vediamo un pochino di entrare nell'appartamento. Un attimo, qua ci sono due esponenti, nonché familiari e cugini. Mario e Giuseppe, due fratelli. Oh, che ne pensi? È una bella cosa, per questo paese va bene, quindi poi sono cugini, ancora di più, sono molto felicissimo. Le stesse parole sono mie, mio fratello mi ha anticipato. È una bella cosa e spero, gli auguro con tutto il cuore che tutto vada a gonfie vele per il meglio, anche perché siamo della famiglia e diciamo che continuiamo così, dai, siamo contenti tutti. Ok, buon proseguimento. Giulia, non ti allontanare, Giulia. Giulia, non ti allontanare. Per una cuginetta. Sai che te ne sembra qui? Vieni a fare qui le vacanze? Sì, per me va benissimo. Tanto c'è anche la piscina, quindi puoi fare. Ah, beh, ok, perfetto. Mi piace la camera che è piccola. Allora abbiamo scelto già la camera, allora. Sì. E andiamo a vedere insieme le camere, così approfittiamo anche per vedere ulteriormente le camere, visto che un po' di gente ora è andata via. Vediamo. Hai notato una curiosità, che ogni stanza ha il nome dei figli, quindi siamo nella stanza Antonio, di Antonio. Bella shirt, cosa che ti piace di qua, vediamo. I letti. Welcome.
Hai visto? Basta nulla per farti piacere le cose, vedi? Ah, diciamo tutto, dai, diciamo tutto. Andiamo a vedere le altre stanze. Qui c'è una pecorella, vediamo un po' questa che stanza è. Vediamo un po'. Alessandro? Ok, Alessandro, Alessandro. Questa è anche bellina, eh? Tutta verde. Bei bagni, tutto curato. Nei minimi dettagli. Con i sanitari a sospensione. Tutto bello. Devo dire veramente tutto bello. Complimenti a loro. Ah, quindi ce n'è un'altra che a te piace. Di Maria. Allora, questa è bella, la femminuccia. Sì, questa è bella, questa è bella. Questa è bella, vedi? Questo qua, là, c'è il condizionatore perfetto. C'è tutte le stanze, c'è tutte le stanze. Ah, quindi okay. Là magari è spento, non si nota perché sono aperte le porte, ma sta in tutte le stanze. Qui la particolarità è che il soffitto è a legno, vedi? Come in una cascina. Un'altra particolarità è questa grande vetrata. La mattina svegliandoti esci tutto stropicciato qua, così, no? Ti vedi allo specchio se magari fuori il tempo è buio, altrimenti ti vedi una bella soleggiata. Singolare, molto carina, una bella idea. Con l'ulivo di fronte e le panchine. La porta che richiama il tutto. Ogni tavolino fa parte di una stanza, quindi ogni colore indica una stanza. Gli appartenenti possono prendersi il tavolo in una stanza comune, anche una buona occasione per fare amicizia e conoscersi. E poi qui abbiamo una cucina comune molto carina. Devo dire che hanno avuto veramente buon gusto. Anche qui soffitto a legno. Buonasera, buonasera. Buonasera. Impressioni a caldo? Beh, delle ottime impressioni, visto la semplicità e la bellezza. Vero. Allo stesso tempo della struttura. Davvero singolare, un'architettura che di fatto appartiene al nostro territorio e che lo promuove, voglio dire, in maniera forte e incisiva. Vorrei fare un applauso io a Daniele, perché nella consapevolezza che delle difficoltà che ci sono nell'intraprendere attività commerciali, lui è stato forte, caparbio,
preciso ha individuato, a mio parere, l'attività giusta, quindi secondo me una bella location, interessante, rilassante, direi, perché si sta veramente bene. È un'opportunità per tutti, per Faggiano, per il nostro territorio, e soprattutto una grandissima promozione, è una lente di ingrandimento che punta su Faggiano e sicuramente farà del bene alla nostra economia. Vabbè, una struttura in più che si aggiunge alle altre a Faggiano, in maniera che possa accogliere quante più persone possibili, turisti e quant'altro, e sicuramente avranno grande piacere di stare qui e nel nostro paese e in questa struttura. Ci avviciniamo, lui scappa via. Scappa via. Ma come ti sembra? Cosa dire, il massimo che uno possa avere nella vita, no? Insomma, un bel relax, qua ti trovi come se fossi a casa tua. Non per dire un qualcosa di diverso, però dire la realtà è la cosa più bella. Cioè, sì, la gente rimane contentissima di tutto questo, il servizio, gli appartamentini, tutto il complesso, di come è composto, poi faremo altre cose più in là, ci verrà fatta una bella piscina, insomma, è un bel complessino, dai. Sono contento per loro, per le ragazze che si realizzano un qualcosa nella vita, anche per i figli. Due parole, tu sei il narratore per eccellenza del paese di Faggiano, hai la conoscenza storica del paese, quindi... Vabbè, un bebè che si presta all'ospitalità, è chiaro che va esercito con intelligenza, ma la si coglie dal viso dei proprietari, no? Che sono delle splendide persone. La location mi pare che sia singolare, decisamente preziosa, anche perché si staglia sotto il serro di San Crispieri. Subito dopo questa piccola montagnola inizia il Nord Salento, e quindi mi pare che il posto sia decisamente di pregio e apprezzabilissimo. Non posso fare altro che dare gli auguri ai proprietari, ma anche alla comunità di Faggiano, per la presenza di questo pregevole sito. Grazie. Grazie di tutto, Nino. Buona serata. Vediamo se riusciamo a fare intimidire qualcuno. Allora, Michele, piano, bevi. Dimmi tutto. Qualche sensazione a caldo? Come ti sembra la struttura? Non sembra un B&B, sembra un albergo di 4-5 stelle. Un posto stupendo, la distanza dal mare è giusta, perché poi la sera non c'è la confusione del mare. Complimenti. Insomma, tutti i feedback positivi allora. Certo, poi è una bella cosa Faggiano che mancava. Ah, un valore aggiunto. A voglia. Spero che magari si sproni qualche altro imprenditore che possa fare una concorrenza che aiuti entrambi ad andare avanti. Certo. Grazie Michele. Ciao a te. Allora, fra tutti gli ospiti ci sono anche degli ospiti speciali, degli ospiti del B&B, che è speciale, e stanno usufruendo della struttura da qualche giorno, un giorno, due? Da due giorni. Eravamo da un'altra parte, ma quando abbiamo visto il suo posto non abbiamo potuto resistere, gli abbiamo chiesto in cinese, in preghiera, di poter venire. Un attimo, sembra un nanetto. Come si trova? Benissimo, questo posto è meraviglioso, è un'oasi di pace. Quindi lo consiglierebbe? A tutti, proprio a tutti, anzi non tutti perché devo tornare io, quasi tutti. Lei da dove viene? Io da Lecco, nord, dalla Lombardia, sai dov'è? Sì, mi sembra. Como. No, perché Lecco... Vabbè, tra l'altro lì ci sono dei posti anche carini comunque, sostanzialmente, quindi... Sì, però è un... Sì, montagne, lago, carino, sì, bello anche lì. Quindi, detto da lei, un valore aggiunto anche, visto che comunque abita in una zona dove è turistica. Sì, Como è più turistica di Lecco. Lecco è più bella come paesaggio, Como è più turistica, però è carino, sì, a me piace stare lì, però mi piace anche stare qui. E poi io sono mezza e mezza, sono... Anche di qua io, perché sì, io sono cugina sua, di Anna Rita. Ah, ok. E che scappa. Che scappa, per essere intervistata.
va bene. Ok, le auguro buona permanenza. E buona serata. Grazie anche a voi, ciao. Salve. Io vedo il papà. Il papà di colui che ha realizzato questa struttura, Antonio, maestro Antonio per tutti quanti. No, vabbè, sei la madre di mio figlio e la mia di tutti. Anto, allora, cosa ne pensi? Vabbè, è una cosa abbastanza bella. Un'opera fantastica, tuo figlio. Sì, sì, fatto col cuore, con le braccia nostre. E con tanto, tanto gusto. Sì, sì, sì. Tanto gusto per l'idea di volontà. Ce l'ha fatta, ce l'ha fatta. Ok. Ok, ok, Anto, ti lasciamo la serata ai tuoi ospiti. Ciao Franco, ciao. L'intervista? No, giusto qualche impressione. Cosa ne sembra? No, niente, è stato un piacere venire qua e vedere un po' questa attività imprenditoriale, no? Niente, che dobbiamo dire? Qua è stato fatto un investimento non indifferente, non è soltanto l'immobile in sé, quanto tutto l'esterno, la campagna, gli ulivi, la cura del prato, la cura di tutto, insomma, i parcheggi. È una bella avventura questa qua, speriamo che le cose vengano bene. Sì, la cura esterna dell'immobile e del giardino secondo me influirà molto sulla gestione della, proprio a partire proprio dalla cancellata, diciamo, proprio dal muro di cinta. Ok, poi vicino al mare, quindi 5 minuti sei al mare, con la bici si può andare. Ok Franco, ti auguro buona serata. Grazie, grazie. La signora Pinuccia che si presta, sta scalpitando per dire qualcosa. Buonasera innanzitutto. Ciao, no, io solitamente vicino al microfono proprio non mi blocco, però stasera mi viene solo da dire, da dare un augurio a questi due ragazzi che sono stati veramente grandiosi, perché comunque sono giovani, hanno una bella famiglia e che sicuramente di tempo non ne hanno tantissimo, però comunque hanno trovato il tempo, perché loro un po' per la passione, perché insomma è una vita che fanno, Daniele fa questo lavoro insieme al papà, e quindi sicuramente è stato anche lui che ha spinto un po' tutta la famiglia. E quindi io voglio fare un augurio a loro, perché se lo meritano davvero, e come diceva mio marito, un'avventura che sicuramente porterà i suoi frutti. Auguri, auguri vivissimi a loro e che tutto vada per il meglio. Ok, grazie, buona serata. Grazie. Il nostro amico Giuseppe, sempre in forma, sempre dinamico, abbronzatissimo, porca miseria. Sembra uno svedese, sembra, porca miseria. Ma come si fa? Come si fa? Maledizione. Poi con la camicia bianca. Aspetta. Sembra di stare a Capri, vero? Sì. Allora, Peppe. Che ti sembra? Veramente è un paradiso, guarda, non me l'aspettavo. Questa cosa, ma è bellissimo veramente qua. Una bella sorpresa. Sì, sì, una sorpresa. Fuori, sì. Si riesce ad apprezzare. Apprezzare di te, sì, sì, sì. Una fortuna perché si è un po' più riservato. Sì, sì, una volta che entri dentro poi dice, Madonna, ma che cos'è qua? Non me ne voglio andare più di qua, vorrei io dormire in queste stanze qua, che sono veramente belle, belle veramente, guarda, è un sogno. Ok, ok, sì. Grazie. Okay, ciao. Buona serata, buon proseguimento. Grazie, ciao. Come non potevi mancare, mi siedo a fianco a voi, ti offro anche da bere. Mi metto in mezzo. Ah, puoi rimanere tranquilla. Ora ti becco, tranquilla. Allora, Pe. Buonasera. Buonasera a te. Buonasera a tutti. È una gioia. Come serata, secondo me è stata una serata veramente eccezionale, molto semplice, di un certo target anche se dobbiamo parlare davvero a livello tecnico. E poi da come abbiamo visto un po' tutti, sono rimasti contenti tutti della struttura, dell'organizzazione e di tutto quello che si è fatto in questo periodo. Naturalmente io parlo perché sono parente con i proprietari
però vi posso garantire che sono 5 anni che qui stanno facendo sacrifici, però goccia di sudore dopo goccia di sudore abbiamo visto che i risultati si ottengono. Niente, che dire, veramente una bella soddisfazione per tutti, dai, anche per i familiari comunque. Sì, anche a loro e dopo i familiari e tutto il resto. Beh, ormai siamo quasi alla fine. La gente ha apprezzato, ha visto la struttura, qualcuno ha anche già prenotato per le settimane a seguire. Scusami se levo la parola. A dirvi la verità, già c'erano dei prenotati prima dell'inaugurazione e non sapevano come gestire la cosa, perché proprio, non so, si è sparsa a macchia d'olio la voce e sono arrivati come avvoltoi. E non sapeva mia cognata e mio cognato come gestire la situazione, però l'hanno gestita nel migliore dei modi e sono contento e sono sicuro che ne faranno strada, sono sicuro. Sì, sì. Niente, in conclusione volevo aggiungere che oltre a tutto questo che è stato realizzato da mio cognato, perché l'anno prossimo ci saranno altre chicche, però a sorpresa, sicuramente ve le svelerà lui, il proprietario. E niente, che dirvi, veniteci a trovare perché è un mondo nella natura, è una perla del Mediterraneo, siamo qui proprio nel litorale salentino e parecchie persone già gli sono venuti a trovare proprio perché stiamo in un posto stupendo e fantastico. Ok, grazie. Allora, vediamo sto bambino qui. Che bel sorriso che ha, che va pure il tuo figlio. Come ti chiami, sentiamo? Samuele Semeraro. Samuele Semeraro. Vuoi aggiungere qualcosa, Samuele? Sì. Cos'è bello qua, sentiamo? Digli a papà cos'è che ti piace qui? Beh, c'ho molti amici, cugini, tante cose. Tante cose. Tante cose. Che cosa ti viene spontaneo quando esci fuori da casa qui? Che cosa è bello qua? La cosa bella. Beh, che la natura. Bravo, bravo, papà, bravissimo. Praticamente sei immerso nella natura. Nella campagna. Quindi hai tutti ai tuoi amichetti, gli dici di cosa? Ai tuoi amichetti dici di venire qui. Sì. Andare. Sì. Perché ci sono i giochi là dietro, ho visto. Sì. Ci sono dei bambini. Però sì. Non sono nostri. Non sono nostri. E di chi sono? E di chi sono? Dello zio. Di mio zio. Vabbè, come se fossero di tutti, del B&B, no? Sì. Dai, lo zio ti farà giocare come nome sempre. Mamma quanto è bello. Ok. Vedevo che facevi i gesti. E a me quando? Tu, siamo arrivati a te, visto? Beh, no. Vabbè, sono contenta, sono un'amica e hanno realizzato il loro sogno, sì, e tanti tanti auguri. Auguri ancora, grazie. Noi chiudiamo qua, vi auguro buona serata e veniteci a trovare qui al B&B Madame a San Crispieri verso la strada di Lizzano. Che dire, un bel posto immerso nella natura a pochi passi dalla litoranea, dove probabilmente per chi non ama il traffico, il casino, la calura, quella che può portare la litoranea, può venirsi a rilassare qua a 5 stelle a tutto tondo nelle campagne tra gli ulivi e le pietre vive e la natura al B&B Madame a Faggiano. Vi auguro buona serata e buon proseguimento, grazie.